Di nuovo in diretta da Corso Vannucci ci ha raggiunto, la vedete, un ospite. Si tratta di Manuela Avena, che è presidente dell'associazione Umbria Amico, che raggruppa una trentina di organizzazioni attive nel terzo settore in Umbria. Buonasera innanzitutto. Allora, è un momento questo molto complicato per la tenuta sociale di questo nostro tessuto sociale. Innanzitutto le chiedo quali sono i soggetti più esposti, quelli con i quali voi lavorate ogni giorno. Allora, Umbria Amico è nata da un mese più o meno, quindi non siamo riusciti neanche a promuovere quella che è la nascita, secondo me, di un soggetto che farà la differenza nel territorio umbro e che potrebbe essere un buon modello anche a livello nazionale. Per quale motivo? Perché la crisi legata al Covid non è la prima delle crisi a cui dobbiamo far fronte in qualche modo, ed è sempre più evidente che le compagini istituzionali e governative non riescono da sole a rispondere a tutte le richieste, soprattutto alle richieste di quei soggetti più fragili, che sono generalmente gli interlocutori privilegiati di chi, come le ONG, le associazioni o comunque il terzo settore in generale, invece si adopera proprio per questi soggetti. E proprio per questo avete chiesto, in una data simbolica, ieri, il 25 aprile, di essere maggiormente coinvolti dalle istituzioni locali. Per fare che cosa? Abbiamo chiesto ieri, come risposta a un provvedimento che ci ha fatto un pochino sorridere da parte del comune, di chiudere un rifugio per i senza tetto. È stato un pretesto, tra l'altro poi sapete che la questione è stata un po' rivista e rilanciata. Abbiamo chiesto di essere interpellati come addetti ai lavori che sanno qualcosa di management della crisi. Gli errori che stanno commettendo in tanti in questo momento fanno proprio capo alla crisis communication, che non è da sottovalutare, è un ambito che ti insegna come non diffondere il panico, ma soprattutto come palesare ai cittadini, come dire, acquisendo anche il loro contributo, quello che veramente si vuole fare. Il problema è che probabilmente ancora in molti non sanno cosa vogliono fare, quindi abbiamo chiesto di essere coinvolti alla stregua di task force per dare il nostro contributo in termini di tecniche e strumenti estremamente contemporanei, strumenti che ci offre per esempio la mediazione dei conflitti, che non è una materia contemplata in questo momento nel panorama nazionale. E ci sono centinaia di operatori che sarebbero pronti ad intervenire. Umbria Amico raccoglie in questo momento una trentina di soggetti, ripeto, non è ancora molto conosciuta, quindi siamo sicuri che appena riusciremo a interloquire con i tanti, tanti, tanti gruppi di volontariato e di organizzazioni e di soggetti vari attivi nel settore più debilitato d'Italia, possiamo dire, perché il sociale è molto sottovalutato e spesso viene considerato pochissimo. Tutti soggetti preparatissimi, sono quei soggetti che in questo momento, per esempio, stanno badando all'emergenza alimentare, per dirne una. Grazie, grazie a Manuela Vena per essere stata con noi. È tutto dal Centro Storico di Perugia. Linea allo studio, Filippo Pala.